buonasera a tutti, grazie per essere qui con noi questa sera, grazie agli associati e gentili ospiti. È per noi importante essere qui stasera perché questo è il primo evento che facciamo in presenza da 2 anni a questa parte. E ci è gradita l'occasione di festeggiare una missione importante per l'Italia, un evento storico di grande importanza, lo festeggiamo con i nipoti di uno, la famiglia di uno dei protagonisti di questa storica missione, che sono le famose, il lancio del comune del San Marco. Come organizziamo la serata? A seguito della mia introduzione ci sarà poi Luigi, che Presidente Pizzimenti farà un'introduzione storica sull'argomento, poi ci è gradito avere Cavizza e Virocchi, che ci racconteranno qualcosa in ricordo del generale Mattana, del loro nonno. Concluderò poi io con le note dolenti, l'associazione, insomma, che si dovete la parte più amministrativa dell'evento, e poi a seguire la cena sociale, l'aperitivo per la cena sociale. Lascio quindi la parola a Luigi. Non faccio nessun preambolo, niente, vado diritto all'uomo che praticamente si è inventato il progetto spaziale. Il professor Broglio cosa fece? All'epoca ovviamente non esisteva nessun programma spaziale che non fosse o sovietico o americano. Stiamo parlando all'inizio degli anni 60. L'unico che ebbe all'epoca questa intuizione fu Broglio. Il problema di Broglio è che non aveva denaro, perché comunque il governo italiano non credeva, e solo l'aeronautica al tempo e l'università nella quale lavorava Broglio diedero sostegno. Utilizzò una base in Virginia, che è la base americana. Da questa base partivano gli scout. Cos'erano gli scout? Gli scout praticamente erano una specie di recupero di razzi che venivano utilizzati come razzi balistici. Ne erano rimasti parecchi e allora si decise di smantellare parte di questo arsenale. Broglio e si fece regalare 25. Vuoti, funzionanti però. Quindi istituì tutto un team sempre dell'aeronautica, e questi razzi furono poi utilizzati per portare i satelliti del San Marco e anche altri satelliti. Anche qua la prima volta si utilizzarono strumentazioni della NASA, ma intanto i tecnici italiani impararono dai tecnici della NASA come si gestisce un razzo, come si lancia, come si cura la traiettoria, si fa qualche amico, e un amico su tutti è questo signore qua, che non è quello qualsiasi, ma Daniel von Braun. A un congresso il professor Broglio presenta John Glenn. La base era importante, e la base deve essere in una zona equatoriale dove abbia dei vantaggi. Chiaro che se lo lancia all'equatore ha il vantaggio della rotazione terrestre, quindi una spinta maggiore e minor combustibile da caricare a bordo. Quindi si continua a lavorare. Qua vediamo il San Marco 2, che è poi il primo vero satellite scientifico italiano, ed è quello che poi viene lanciato in modo autonomo. Ed ecco qui la differenziazione. Qui stiamo parlando di capacità tutta italiana. E qua noi siamo in vantaggio. Siamo in vantaggio rispetto a qualsiasi altro paese in questo momento. La base San Marco oggi non è più in grado di lanciare satelliti, perché quelle piattaforme sono obsolete. Ma siamo in grado, con la telemetria, di curare i razzi dell'Ariane piuttosto che del Vega. Quindi è una base strategica, perché è una zona equatoriale molto interessante per l'Italia. L'Italia aveva un grande vantaggio all'epoca: avere una propria agenzia spaziale, avere un proprio team di ingegneri capaci di lanciare era una grande cosa, avere una propria base, quindi in autonomia l'Italia poteva fare quello che voleva. Uno dei gravi errori di Broglio di non coinvolgere anche le industrie private, perché lui aveva molta diffidenza e conosceva solo l'ambiente aeronautico e l'ambiente accademico delle università, che però non aveva i mezzi, i fondi. Il secondo, diciamo, non è un errore, ma è proprio una scelta storica, è stata quella di lavorare insieme agli americani. Questo tipo di accordo fece sì che l'Italia non decise mai di avere un proprio programma spaziale privato nazionale. E questo ancora oggi, noi siamo legati molto all'ESA, abbiamo un rapporto privilegiato con la NASA, quindi un rapporto bilaterale, siamo l'unico paese in Europa che può parlare a tu per tu con la NASA e viene preso in considerazione. Come sapete abbiamo aziende, come sapete, Space, Tech, chi più ne ha, chi più ne metta,
capaci e soprattutto riconosciuti a livello internazionale. Grazie a tutti, passo la parola a Federico Carlo. Grazie Luigi. Sì, allora io vi parlo del generale Niccolò Mattana, ma soprattutto del luogo. Allora, Niccolò è nato 4 anni dopo Broglio, quindi nel 1915, ed è scomparso pochi mesi dopo Broglio, nell'agosto del 2001. Si è laureato a 22 anni in discipline nautiche a Napoli. Ha cominciato subito a lavorare come assistente dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari, quando però non era a Cagliari ma a Carloforte, infatti si chiamava Osservatorio Astronomico di Carloforte, e questa era un'esperienza che lui piaceva raccontare, di cui era fiero, anche perché pochi mesi dopo divenne direttore, immagino perché la guerra aveva portato il direttore ufficiale a spostarsi, perché questo osservatorio astronomico era piuttosto importante, però era anche uno dei pochi, dei sei centri astronomici che facevano parte dell'International Latitude Service. Erano sei osservatori astronomici, 4 erano negli Stati Uniti, 1 in Turkistan e appunto 1 in Italia, a Carloforte, dove veniva eseguito, mantenuto il servizio zenitale. Era una cosa molto importante perché negli anni 40, con questo servizio, si calcolava la distanza del polo celeste. Poi negli anni 60 e 70 i satelliti artificiali e l'informatica hanno reso inutili quel tipo di osservazioni, ma all'epoca era molto importante. Nel 41 appunto diventa direttore, l'anno dopo diviene ufficiale dell'aeronautica, sezione geofisici, e poi prima dell'armistizio presta servizio come capo ufficio navigazione astronomica dell'ispettorato delle telecomunicazioni e assistenza al volo, quindi aeronautica appunto. Dal 43 al 46 ha una vita piuttosto avventurosa, è stato partigiano combattente nella lotta contro il nazifascismo, però nel 46 lavora sostanzialmente come geofisico nell'aeronautica militare in vari centri meteorologici, e dal 70 fino alla pensione è stato direttore del centro studi meteorologici della Sardegna. Quindi è stato un militare dell'aeronautica, ma soprattutto un geofisico, un meteorologo, uno scienziato, ma anche un docente, perché da appena laureato fino alla pensione ha insegnato soprattutto meteorologia in diversi ambiti, soprattutto gli ufficiali dell'aeronautica. È stato anche insegnante di Edmondo Bernacca, il famoso colonnello Bernacca. È stato uno scienziato e un docente perché per più di 10 anni, fino al 71, è stato assistente, penso esercitatore, di fisica terrestre presso la Facoltà di Scienze dell'Università di Cagliari, e ha scritto anche diversi articoli su temi molto interessanti, la radioattività naturale, l'ozono atmosferico. Era un esperto della riduzione degli strati di ozono in certe latitudini e poi anche di cambiamenti climatici. Tutte attività scientifiche insieme alle quali, con appunto tutte le attività sperimentali che l'hanno visto coinvolto come responsabile del servizio meteorologico per i lanci, cioè era lui era quello che decideva la finestra di lancio sulla base delle condizioni meteorologiche, quindi anche una grande responsabilità, no? Tutte cose che poi gli hanno valso, è stato insignito delle onorificenze di cavaliere ufficiale dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana per il contributo al progresso scientifico del paese. Questo è il mio piccolo contributo, ma so che anche Stefano ha diverse cose da dire. Ok, ti passo la parola. Grazie. Insomma, quindi ho trovato moltissime cose, davvero molti studi, gli studi, gli estratti delle pubblicazioni scientifiche sulle ricerche sull'ozono, sul geomagnetismo, insomma tantissime cose che non sapevamo di avere. Tra queste cose mi ha colpito molto un ritaglio dell'Unione Sarda, che è il principale quotidiano della Sardegna naturalmente, ma è anche il principale media del gruppo editoriale per cui lavoro, io sono un giornalista, che racconta l'attiva partecipazione dei sardi nel lancio del satellite San Marco, ed è un ampio articolo del febbraio del 65, 5 febbraio del 65, e quindi racconta tutta questa vicenda in maniera molto dettagliata. 4 tecnici sardi appartenenti all'Osservatorio Scientifico Sperimentale Meteorologico dell'Aeronautica di Elmas, che hanno partecipato
al lancio, la messa in orbita, spiega tutto. Io li vorrei citare perché ci sono anche gli altri protagonisti. Si tratta del professor Niccolò Martana, dei suoi assistenti Salvatore Peracchini, Luigi Sizza e Tarcisio Mancosu. E poi parla della partecipazione della Sardegna, l'isola ha contribuito in maniera importante nelle fasi preliminari sostanzialmente. Perché? Perché alcune sperimentazioni relative a quel sistema per calcolare la velocità dei venti in porta era stato appunto messo a punto a Perdas de Bobu, che era un poligono militare. Quindi insomma l'Unione Sarda racconta molto dei dettagli questa fase preliminare che poi ha portato, diciamo, al lancio del satellite. Ecco, naturalmente il fatto di aver trovato questo articolo mi ha incuriosito molto, sono andato a cercare nei nostri archivi storici, ma non ho trovato granché. Sul progetto San Marco solo qualche trafiletto, diciamo, probabilmente perché non si parlava tanto all'epoca di questi progetti. Perché l'attenzione era concentrata forse principalmente sui viaggi umani nello spazio, no? La conquista della Luna. Nonno invece aveva una grande visione di prospettiva in queste cose, lui ce lo diceva. Visione di prospettiva per tante cose probabilmente, un pensiero moderno che poi era anche quello di Luigi Broglio, forse si erano trovati, che davvero in quell'intervista su Sardegna Digital Library di una modernità sorprendente veramente. E lui questa visione così di prospettiva ce l'aveva nella meteorologia, lo accennava Federico, lui si occupava del buco dell'ozono, dei cambiamenti climatici. Un matematico teorico, ma era anche un tecnico. Lui giocava poi in circuiti elettrici con i transistor. Comunque lui si divertiva molto con tutto quello che era tecnologia. Io mi ricordo per esempio nei primi anni 80, quando è entrato il primo computerino a casa con un BIC 20, no? Che aveva una potenza limitatissima, no? Di 20k probabilmente. Lui era subito, messo il computer, sì, vengo. Aveva portato lui aveva due calcolatrici a cui era affezionatissimo, Hewlett Packard, quelle dove devi fare, per fare 2 più 2 devi fare 2 enter più 2 enter. Cioè, e aveva fatto la gara tra il VIC 20 e queste due calcolatrici. Run nel VIC 20, enter nella sua, facendo run, pum, risultato, le sue ancora girano. Non è possibile, perché era comunque un po' fumantino. Quindi è rimasto molto colpito, mentre era rimasto addirittura strabiliato qualche anno dopo, quando a casa era entrato il primo computer, il primo PC sostanzialmente, e lui non voleva crederci. Ma lo sai che per avere una potenza di calcolo di questo genere noi avevamo interi edifici di calcolatori, cioè, quindi, e mi aveva chiesto di aprire il case. No, voglio vederlo. E quando aveva visto, gli ho detto dov'è? Gli ho detto, deve essere questo, sì, pochi centimetri, no? Quindi lui era davvero strabiliato, esterrefatto di quanto fosse potente quel piccolo pezzo di silicio, e mi disse una cosa che mi è rimasta sempre molto impressa. Mi ha detto, siamo proprio entrati nella materia. E io ci ho pensato spesso a questa frase, perché lui si sentiva davvero parte, no? Di quel mondo pionieristico fatto di transistor artigianali, di circuiti, di tutto ciò che poi ha fatto nascere la tecnologia moderna. Sono anche convinto che sarebbe un po' un imbarazzo ad avere tutta questa, come dire, celebrazione con l'esposizione, perché non ha mai voluto così esporre questi risultati scientifici, ma neanche per dire la pergamena della laurea, non ce l'aveva appesa in studio. Così come ho trovato sempre nel baule le onorificenze del Cavaliere della Repubblica e Ufficiale della Repubblica, ancora perfettamente arrotolate, bianchissime, mai aperte sostanzialmente.
però sono anche molto convinto che lui sarebbe molto molto orgoglioso e contento di poter e di sapere che tutto quello che lui aveva in quel baule e queste ricerche che ha fatto, insomma, siano messe a disposizione di altri studiosi o comunque di chiunque voglia usufruirne per magari contribuire al progresso del paese così come ha fatto lui. E ho finito.